Marinaio del web, benvenuto o bentornato su Radio di Bordo. Oggi voglio parlarti di una barca davvero speciale. Mambo, la prima barca al mondo stampata in 3D in vetroresina. E Mambo, ma curioso, eh? Allora rimani fino alla fine del video. Benvenuto in questo nuovo video, io sono Matteo. Oggi cambiamo argomento, parliamo di barche. Dietro di me un vecchio motore, tante cose ancora di cui parlarvi, ma oggi parliamo di banche. Attenzione! Se credi che questo video sia sfocato, puoi provare a lucidare il tuo monitor con carta vetrata da 400. Se credi invece che abbia avuto un problema durante la registrazione, hai perfettamente ragione. Dai e Matte, facci sognà. Non ti nego che da qualche anno mi sono appassionato alla stampa 3D. Era il 2019 e proprio nel 2019 qualcuno ha pensato di stampare una barca in 3D. Chiaro, non con questa sgangherata stampantina da dilettanti, ma con una tecnologia di stampa 3D brevettata chiamata Continuous Fiber Manufacturing. Insomma, stampa continua di fibra, dai. Un sistema di stampa 3D che consente di stampare in 3D materiali compositi unidirezionali con grandi prestazioni e libertà veramente. Quello che ti viene in mente lo puoi stampare. Io invece ero abituato al classico PLA, al classico ABS, qui invece stiamo parlando di altri materiali, in questo caso la vetroresina. Mambo, che è l'acronimo di Motor Additive Manufacturing Boat, è un'idea della Moi Composite, uno spin-off del Politecnico di Milano, una tech startup che stampa oggetti in 3D resistenti e personalizzati, utilizzando appunto robot e materiali compositi molto avanzati. Ma veniamo a noi, parliamo di Mambo, di questa barca incredibile, vediamo come è stata realizzata. Hai ragione, mi sono dimenticato, devo ricordargli di mettere mi piace al video, iscriversi al canale e tutte le varie cose. Vero, vero, vero. Una volta realizzato il progetto esecutivo, tutte le varie parti della barca, le varie sezioni sono state stampate utilizzando due robot KUKA, spero che si dica così, uno situato a Milano e uno situato a Birmingham. Una volta conclusa la stampa, tutti i pezzi sono stati uniti e laminati nel cantiere della Catmarine, creando una struttura monoblocco in sandwich, senza divisione tra scafo e coperta. Il risultato finale, lo vedete nelle foto, lo vedete nei video, è una barca lunga circa 6,5 metri, un baglio massimo di 2,5 metri, pesa circa 800 kg ed è equipaggiata in questo caso da un fuoribordo da 115 cavalli. Sistema di navigazione, il deck in sudero, i divanetti in pelle bianca, insomma, una bella barchetta. Ma la domanda è: perché una forma così strana, una barca così particolare? Ecco, la forma dello scafo è quella del triciclo rovescio, una forma ispirata al famoso arcidiavolo di Sonny Levy, ma sicuramente questa forma così particolare è un po' per dimostrare che con questa tecnologia di stampa si possono davvero realizzare progetti incredibili. È stata presentata nel 2020 a Genova, quindi arrivo un pochino tardi a parlarvi di questa barca, ma amici della Moi Composite, se volete che io venga a provarla, mi chiamate. Io vengo. Ma non finisce qui, perché la Moi Composite non si è limitata a stampare con fibra di vetro, ma ha introdotto altre tipologie di resine e di fibre stampabili con questa tecnologia. Resine possidiche e fibre di carbonio, aramide, xylon e basalto. Però non so se si dice così perché non le ho mai viste. Chi non ha a casa un po' di basalto? Visto che questo argomento della stampa 3D nel settore nautico mi piace davvero molto, prometto che ti porterò su questo canale altri video dedicati. Spero che questo video ti sia piaciuto, se è stato così ricordati di mettere mi piace al video, iscriverti al canale, commentare. Se invece non è stato così, fallo lo stesso. Alla prossima settimana, ciao!